come è possibile, siccome l'ho sentita anch'io questa, come è possibile rafforzare la vigilanza? Questo è un fatto incredibile, perché è vero che è un problema di ordine pubblico. Il fuori dalla scuola, dove il Ma preside, gli dentro, insegnanti certo. non possono fare nulla, e noi sappiamo che fuori dalle scuole c'è un traffico, specialmente Certo, in alcune è un zone di Roma, interesse di forte. delinquenti che avvelenano i nostri figli. Ma dentro la scuola, la responsabilità è di chi dirige la scuola, dei professori, dei presidi. Ecco, come si può, aumentare la vigilanza? Allora, innanzitutto in due aspetti. Prima di tutto sulla prevenzione, e la prevenzione, una prevenzione seria vuol dire anche porre i presupposti per evitare il disagio. Sicuramente chi afferisce alle dipendenze evidentemente ha trovato una via d'uscita per il proprio disagio, quindi sicuramente prevenire il disagio, anche proprio delle proprie competenze di vita, attraverso varie forme, quindi anche proprio nell'attivare un servizio sicuramente motivante della scuola, un dialogo aperto e la possibilità anche di sportelli. Gli sportelli o anche con dialogo con i professori, E anche comunque io mi specifico. scusi, professoressa, su questo sottolineo che è giusto e va fatto il lavoro di prevenzione Questo da una e di parte, condivisione, ma poi va anche dall'altra, represso. certo. Uno che si becca Ecco, con lo infatti, spinello deve essere assolutamente. sospeso. Ecco, Ma infatti questo volevo passare alla seconda è. parte, che ovviamente non permettere assolutamente né l'uso, assolutamente vigilare in che modo. Comunque puntualmente, ecco, per esempio io anche a livello preventivo già ho chiamato per fare degli interventi con la polizia, ma con i cani antidroga, per vedere che comunque c'è un controllo in modo tale che alla prima. Quando poi se si dovesse trovare il ragazzo ovviamente va incontro anche ad una sanzione che per carità non deve essere punitiva in sé, ma deve avere un valore anche educativo e formativo, perché altrimenti la repressione in sé poi genera magari una reazione contraria e magari aumenta il fenomeno per reazione. Un'ultima domanda, ce la fa Alberto Simoncini, che chiede il ripristino dell'educazione civica. I nostri ragazzi, anche per colpa delle famiglie, sono anche maleducati, e chiede una, no ai telefonini accesi in classe. Certo, e questo c'è anche addirittura da Fioroni è venuto anche una prescrizione proprio anche dello statuto degli studenti e delle studentesse, un divieto dell'uso dei cellulari, ma anche qui io penso che i ragazzi imparano più dagli esempi che dalle parole. La coerenza anche di tutto il personale che comunque non deve utilizzare il cellulare in classe, in servizio e quindi coerentemente è in grado anche di vietare e quindi di vietare l'uso dei cellulari e a questo punto anche requisire eventualmente per poi restituirlo alla fine della giornata o comunque con una, ovviamente con una sanzione, perché è un regolamento. Parli di partire dalle regole e questo è importante. L'educazione civica fa parte proprio del mondo, del vissuto, non c'è bisogno. Cioè, ovviamente non c'è bisogno di delegare ad una disciplina, siamo noi anche come educatori che nel contempo sì, siamo professori che insegniamo la nostra materia, disciplina, ma nel contempo siamo esempi e quindi dobbiamo invitare alla buona educazione, cominciando per primi noi. Benissimo, professoressa, grazie della sua disponibilità e speriamo Grazie a lei. in un anno scolastico sereno e proficuo per tutti. Me lo Grazie. auguro e lo auguro a tutti gli ascoltatori. Grazie alla Arrivederci. professoressa Ivana Uras, vicepresidente dell'Associazione Presidi di Roma e del Lazio. Dalle 10 alle 12.